Ciao e benvenuti ad un nuovo video. Il regno animale è pieno di sorprendenti meccanismi di sopravvivenza, ma alcuni dei più affascinanti si trovano nella bocca degli animali stessi. Dal mare profondo alla fitta giungla, scopriamo creature il cui morso è più mortale di quanto potresti pensare inizialmente. Oggi ti mostreremo le 30 bocche di animali più mortali che ti faranno venire gli incubi. Sei nuovo al canale? Assicurati di iscriverti, premi la campanella e lascia anche un mi piace prima di iniziare il video. Numero 30. Pensi mai alla reincarnazione? Immagina di rinascere ma di conservare solamente una caratteristica umana. Quale funzionalità sceglieresti? Il Promacoteutis sulcus è una creatura marina proveniente dalle profondità dell'Oceano Atlantico meridionale che ha stupito i ricercatori per il suo aspetto bizzarro. A prima vista, i suoi denti ricordano le protesi umane. Ma un esame più attento, questi denti sono in realtà labbra, che coprono un becco affilato come un rasoio. Solo uno di questi calamari è stato identificato, catturato alla profondità sbalorditiva di 1830 metri sotto il mare. Numero 29. Ecco il Sarcastic Fringed, un piccolo pesce d'acqua salata con un nome peculiare e una caratteristica unica. Una specie di paracadute sulla faccia che funge da arma. Questo pesce deve il suo nome alla sua bocca grande e al comportamento aggressivo. Vive in costante competizione con i suoi pari. Quando minacciato, apre la bocca così tanto da sembrare più grande della sua testa. All'interno di quelle mascelle ci sono due file di denti affilati che combattono stringendo con forza le loro enormi bocche, l'una contro l'altra. Dotato di numerosi denti aghiformi, questo pesce ha un arsenale impressionante, non è vero? Riesci a immaginarne uno che ti viene addosso? Numero 28. I pinguini sono tenerissimi, ma sapevi che le loro bocche sono apparentemente terrificanti? Quando un pinguino apre la bocca, vedi file di punte rivolte all'indietro. Ciò è dovuto alla loro dieta. Mentre noi mastichiamo il cibo, i pinguini ingoiano la preda intera, bagnata e dimenandosi. Per facilitare ciò, hanno sviluppato bocche e lingue specializzate, in modo che i pesci possano entrare ma non uscire. Inoltre, le loro bocche hanno delle escrescenze, che sembrano punte acuminate, fatte di morbida cheratina, la stessa sostanza delle unghie. Numero 27. Il prossimo squalo è un mostro. Non c'è davvero nessun'altra parola per descriverlo. In quale altro modo descriveresti quella bocca spaventosa e le ferite con lo stampino che crea? Questo squalo afferma la preda con le labbra aspiranti e poi taglia un pezzo di carne a forma di biscotto. Durante il giorno, questi piccoli squali si rilassano per lo più sott'acqua in profondità, possibilmente al di sotto dei 1000 metri. Ma di notte si avvicinano e cacciano anche grandi predatori come gli squali bianchi. Penseresti che avrebbero semplicemente paura di quei grandi, ma no. Aspettano che un pesce più grande morda e poi attaccano. Il movimento dei pesci più grandi può addirittura aiutare a tagliare un pezzo di carne. Numero 26. I cammelli sono in realtà animali piuttosto carini, finché non aprono la bocca. All'interno di una bocca di un cammello troverai qualcosa chiamato papille orali, che svolge un'importante funzione. Le papille orali sono come delle piccole protuberanze che si trovano in varie parti della bocca, delle guance e della lingua. Esistono molti tipi di papille, ciascuna con il proprio compito. Alcuni aiutano a masticare, altri aiutano a gustare il cibo. Nei cammelli, che sono ruminanti, alcune papille nelle guance e nell'esofago sono piuttosto grandi. Hanno bisogno di queste grandi papille a causa della loro dieta speciale. Ingoiare foglie e ramoscelli masticati può essere difficile, e qui entrano in gioco le papille. Sono parzialmente induriti e sembrano plastica, contribuendo a scomporre e processare il cibo prima che venga ingerito. Numero 25. Sapevi che la tartaruga marina liuto non mangia carne nonostante la sua temibile bocca, che sembra possa tagliare la carne a pezzi? Sgranocchia le meduse, poiché sono uno dei suoi cibi preferiti. All'interno dell'esofago ha delle appendici speciali chiamate papille. Queste spine piccole e dure sono super maneggevoli e aiutano la tartaruga a mangiare le meduse senza che scappino. Fatte di robusta cartilagine, queste papille coprono la gola della tartaruga e trattengono saldamente la medusa.
Una volta che il liuto inizia a rosicchiare, il suo lungo esofago tortuoso torna utile, permettendogli di gestire vari tipi di meduse. Numero 24. Il pesce rospo ostrica è un pesce fresco che vive sul fondo della baia di Chesapeake, una baia sulla costa orientale degli Stati Uniti, ed è possibile trovarlo tutto l'anno. Questo pesce ha un corpo piatto e privo di squame e cresce fino a 30 cm di lunghezza. Il dorso è marrone oliva con delle macchie scure, ma il ventre è più chiaro. È interessante notare che ha dei lembi carnosi che ricordano i baffi sulle guance e sulle mascelle. E parliamo della bocca, grande e piena di denti forti e rotondi. Con questi si nutre di granchietti, crostacei e talvolta anche molluschi e piccoli pesci. Numero 23. Sapevi che le oche non hanno denti? Ma non preoccuparti, hanno invece un altro adattamento. All'interno del becco hanno dei bordi piccoli affilati chiamati tomia. Queste tomie sono come delle piccole protezioni coniche di cartilagine uniformemente distanziate. Le oche spesso mangiano cose scivolose come piante acquatiche e piccoli pesci. Senza denti, quelle cose passerebbero semplicemente in bocca. Di solito puoi vedere la tomia quando un'oca apre la bocca, ma a volte puoi vederle anche di lato e allora sembra che l'oca sorrida. Fantastico, vero? Quelle tomie che trovi sul sorriso in realtà funzionano come un setaccio. Quando l'oca si nutre sott'acqua, la filtra. Numero 22. Il gaviale è un coccodrillo che può crescere fino a 4 metri di lunghezza e pesare fino a 900 kg, con un muso insolito e una bocca piena di denti aguzzi. Ciò che li distingue davvero è il pazzesco vaso di fango sul muso dei maschi, chiamato anche gara in hindi. Usano questa caratteristica unica per produrre suoni e soffiare bolle per impressionare le femmine. Invece di aspettare silenziosamente la preda come gli altri coccodrilli, i gaviali hanno una strategia diversa. Hanno delle cellule speciali del muso che permettono loro di sentire le vibrazioni nell'acqua. Muovendo rapidamente la testa possono individuare esattamente dove si trova il loro pranzo e una volta che l'hanno individuato deglutisce e va via con più di 100 denti. Numero 21. Immagina questo, le profondità oscure del mare dove ha fatto la sua dimora la rana pescatrice. Dicono che sia la creatura più brutta della terra, ma il punto è questo. Ha un'arma segreta che non solo la fa sembrare spaventosa, ma anche fantastica. Conosci i libri e i film sui mostri con delle bocche enormi piene di denti aguzzi, vero? Beh, questo pesce è terrificante quanto quei mostri, con una mega bocca a forma di mezzaluna, piena di denti scintillanti e trasparenti. Che ci crediate o no, alcuni di questi pesci possono crescere fino a un metro di lunghezza. Ma la cosa più sorprendente di tutte è la particolarità che hanno solamente le femmine. Una specie di canna da pesca che sporge sopra la bocca. Usano questa canna con un'esca luminosa per attirare la preda. E poi arriva la parte migliore. La loro bocca è così enorme e il loro corpo così flessibile che possono ingoiare delle prede fino al doppio della loro taglia. Numero 20. La tartaruga zannatrice alligatore, che pesa fino a 80 kg, è il re delle tartarughe d'acqua dolce del Nord America. Il suo guscio presenta tre creste robuste, la sua testa è gigantesca e le sue mascelle sono terrificanti. Non c'è da stupirsi che sia conosciuto come il dinosauro del mondo delle tartarughe. Ma ecco che arriva il bello. Quando questa tartaruga apre la bocca, a volte appare una piccola appendice, come un astuto verme da richiamo. Tuttavia, questa è una trappola. Attira i pesci ignari nelle sue fauci, come se dicesse «entra, è sicuro». Ma ciò che realmente accade è che quei pesci diventano il prossimo pasto della tartaruga. È come una tartaruga che gioca a nascondino, ma a suo modo intelligente. Chi avrebbe mai pensato che le tartarughe potessero essere così astute? Numero 19. L'hagfish è lunga e snella e sembra un mostro di un film dell'orrore. Ma sapevi che sono maestri nella produzione di slime appiccicoso? Queste creature rosa non hanno mascelle o uno stomaco come noi. Invece hanno un cuore in più e fanno affidamento sul mangiare pesci morti o morenti, soprattutto nelle acque fredde. Possono essere quasi ciechi, ma compensano con il loro acuto senso del tatto e dell'olfatto. Intorno alla bocca hanno quattro paia di tentacoli sensibili e i loro denti sono in realtà raspe simili a denti su una struttura simile a una lingua. Quando ritratte, queste raspe si uniscono e possono strappare la carne e catturare le creature marine.
Sembra piuttosto spaventoso, vero? Ma sapevate che possono sopravvivere fino a 7 mesi senza mangiare a causa del loro metabolismo lento? Sono come gli ultimi sopravvissuti del mare. Numero 18. Sapevi che il mamba nero è il serpente velenoso più lungo dell'Africa? In media sono lunghi circa 2,5 metri, ma alcuni esemplari possono crescere fino a 4,3 metri di lunghezza. Sono anche super veloci e possono strisciare a velocità fino a 20 km orari. La loro pelle è solitamente olivastra o grigia, ma quando sono arrabbiati mostrano una tonalità blu-nera all'interno della bocca. Questo è il loro modo di dire attenzione. E se pensi che stiano solamente bluffando, ripensaci. Quando sono davvero messi alle strette, alzeranno la testa in alto, allargheranno il lembo del collo, apriranno le loro bocche nere e sibileranno come un bollitore arrabbiato. Se ti mordono, ti iniettano un veleno che può essere fatale in 20 minuti. Quindi fai attenzione se incontri un black mamba. Numero 17. Il pesce vampiro Payara sembra molto spaventoso sott'acqua e inoltre è veloce e sempre a caccia. La sua bocca è come una caverna spaventosa piena di denti affilati come rasoi, ognuno grande quanto una mano. La cosa piuttosto inquietante è che caccia altri pesci spaventosi come ad esempio i piranha. Questo terrificante pesce è dotato di enormi canini che si inseriscono perfettamente nella fessura della mascella superiore, come se fossero fatti apposta per lui. Quando trova la preda, solitamente la divora in un colpo, ma a volte la sminuzza come se fosse uno spuntino. Con tutti quei denti spaventosi e il suo aspetto inquietante, gli sono stati dati vari nomi, come ad esempio pesce vampiro, carpa vampiro, pesce tigre e dai denti a sciabola. Numero 16. I picchi sono uccelli fantastici che mangiano non solo insetti, ma anche frutta e linfa degli alberi. Per arrivare a quel cibo gustoso, hanno una lingua lunghissima che corre dalle narici alla bocca. A livello della gola, la lingua si divide in due, come una specie di Y. In questo modo potranno avvolgerlo attorno al cranio mentre mangiano. La loro lingua non è solo lunga, ma anche super sottile e dotata di piccoli barbigli per catturare gli insetti. Con la testa picchiettano contro l'albero con una forza circa 1000 volte più forte della gravità, fino a 12.000 volte al giorno. E come ciliegina sulla torta, producono anche della saliva appiccicosa che permette loro di usare la lingua come una sorta di rastrello. Numero 15. Sapevi che gli esemplari conservati di squali goblin una volta venivano classificate erroneamente come specie separate? Ciò era dovuto alle variazioni nella lunghezza delle loro mascelle sporgenti. Con il suo aspetto inquietante, questo squalo si distingue come uno dei pesci più terrificanti che esistano. Ma ciò che lo rende davvero speciale è il suo muso lungo, pieno di organi sensoriali specializzati. La sua mascella estensibile può corrispondere alla lunghezza del suo muso, permettendogli di tendere efficacemente agguati a pesci, calamari e crostacei. Rispetto ad altri squali dello stesso ordine, le mascelle di questo squalo si estendono da 2,1 a 9,5 volte di più, dimostrando la loro unicità. Sapevi che possono muovere le mascelle molto velocemente? Durante la caccia, la mascella superiore scatta rapidamente in avanti, mentre anche la mascella inferiore può raggiungere velocità impressionanti. Questi adattamenti si sono sviluppati in risposta alle acque profonde in cui vive lo squalo. Numero 14. Sapevi che il ragno errante brasiliano, conosciuto anche come ragno assassino, appartiene al genere Poneutria? Questo nome è stato scelto per un motivo, poiché questo ragno è conosciuto come uno dei più velenosi al mondo. Il suo morso, che rilascia veleno neurotossico, può essere fatale anche per gli esseri umani, soprattutto per i bambini. È interessante notare che i ragni erranti brasiliani femminili producono più veleno rispetto alle loro controparti maschili, sebbene entrambi i sessi abbiano ghiandole velenifere notevolmente grandi. Le ghiandole velenifere si estendono anche per più di un centimetro all'interno del loro vivido apparato boccale rosso. Quando vengono disturbati o provocati, questi ragni sono anche pronti a mostrare il loro minaccioso apparato boccale. Numero 13. Nonostante le sue piccole dimensioni di soli 17 cm, il pesce zanna ha alcuni dei denti più terrificanti di tutti gli animali oceanici.
Questi pesci hanno denti così lunghi che hanno sviluppato uno speciale adattamento per chiudere la bocca senza perforarsi il cervello. Ciò che rende questo pesce ancora più interessante è che vive a profondità estreme, a volte fino a 5 km sott'acqua. Per catturare la preda, il pesce apre semplicemente la sua grande bocca e succhia qualsiasi pesce o gamberetto vicino. Una volta catturate, le povere prede hanno poche possibilità di sfuggire alla sua presa. Numero 12. I cavalli si sono evoluti come animali da pascolo e i loro denti sono perfettamente adattati a questo compito. I loro incisivi, nella parte anteriore della bocca, tagliano il mangime, mentre i loro molari hanno superfici larghe e piatte per macinare efficacemente il mangime prima di deglutirlo. Quando raggiungono i 5 anni, la maggior parte dei cavalli ha la dentatura permanente completa. Sebbene sia naturale per i cavalli mordere come forma di esplorazione, possono mostrare questo comportamento per vari motivi. Potrebbe essere dovuto ad aggressività, dominanza, affetto, giocosità e persino dolore. In genere, i cavalli mostrano segni di aggressività prima di mordere, come abbassare le orecchie e battere gli zoccoli. Inoltre, i cavalli usano il morso come forma di comunicazione all'interno della mandria. È un modo per parlare tra loro e trasmettere i propri sentimenti e intenzioni. Numero 11. I vermi Bobbit sono come i ninja del mare, invisibili e immortali. Possono crescere fino a 3 metri di lunghezza e scavare in profondità nei fondali sabbiosi degli oceani caldi di tutto il mondo. Solo i loro tentacoli, simili a fili di alghe, rimangono sopra la sabbia, rendendoli perfettamente mimetizzati. Questi maestri cacciatori hanno una dieta variata, che va dai polpi ai vari vermi, ma anche detriti, oltre alle alghe. Grazie alle loro appendici sensibili, riescono a individuare le prede che passano. E se il pasto si avvicina troppo, il verme Bobbit esce dalla sabbia come un razzo, utilizzando il suo corpo arrotolato come un'arma potente. Poi colpiscono con le mascelle, spesso tagliando a metà la sfortunata vittima. Ma non è solo la potenza a impressionare. I vermi Bobbit hanno un rivestimento muscolare della gola pieno di denti, noto come faringe. Lo invertono e lo sparano fuori dalla bocca come una mano che afferra la preda e la trascina nella sua tana, dove possono divorarla a loro piacimento. Numero 10. Le lamprede sono come i terrificanti vampiri dei mari. La loro bocca sembra uscita da un film dell'orrore, con grandi denti appuntiti e una ventosa che trattiene saldamente la preda. Una volta afferrati, usano la lingua come un coltello per raschiare la carne. Simile agli squali, hanno uno scheletro fatto di cartilagine e respirano attraverso piccole aperture dietro la bocca e gli occhi. La loro bocca ventosa, circondata da denti aguzzi, li rende abili cacciatori. Con la loro lingua ruvida, raschiano la carne delle loro prede, cibandosi di sangue e fluidi corporei. Numero 9. La iena maculata è nota per la sua notevole potenza mordace, che è 1100 PSI, e una delle più potenti del regno animale. Ciò gli consente di frantumare le ossa e accedere al midollo nutriente. Contrariamente alla credenza popolare, questi animali sono abili cacciatori che lavorano in gruppo per catturare grandi prede, anche se si nutriscono anche di cibo. I loro gruppi, in cui le femmine sono più dominanti, evidenziano la loro complessa struttura sociale. Le iene maculate comunicano attraverso una gamma di suoni, inclusa la loro caratteristica risata, che è essenziale per i legami sociali all'interno del gruppo. La loro mascella è impressionante e la capacità di interazione sociale rendono la iena maculata un animale affascinante, ma anche pericoloso nell'ecosistema africano. Numero 8. I diavoli della Tasmania hanno un bel trucco quando si tratta di denti. A differenza degli umani, non si preoccupano di aspettare i denti adulti. I loro denti crescono gradualmente dalle mascelle e dalle gengive, spingendosi costantemente per riempire la bocca e la testa in crescita. Questo intelligente adattamento dà ai diavoli in crescita il potere di afferrare la carne, catturare le prede e proteggersi. I denti dei diavoli della Tasmania assomigliano a quelli di altre creature tenaci, come il tasso del miele e anche il ghiottone. Questi forti canini consentono loro di sopravvivere in ambienti aspri, godendosi una dieta a base di carogne e materiali duri. Grazie ai loro denti riescono a divorare quasi ogni parte della carcassa, anche le ossa. Gli scienziati hanno persino trovato spine di echidna nelle loro feci. Numero 7. Sapevi che esiste un pesce conosciuto come il piranha vegetariano?
Sì, e si chiama il pacu. Questo pesce, che si trova nei fiumi sudamericani come l'Amazzonia e l'Orinoco, ama le piante, ma ha denti stranamente simili a quelli umani. A differenza di piranha dai denti aguzzi, i pacu hanno dei denti dritti e quadrati. Ma fai attenzione, il loro morso è piuttosto potente. Tuttavia, il pesce pacu non è l'unico pesce con dei denti simili a quelli umani. Il pesce pecora usa i denti non per sorridere, ma sono fatti per rompere il duro guscio delle sue prede. Sono conosciuti anche come pesci della prigione per via delle strisce sul loro corpo. Quindi, se li incontri, assicurati di stare in guardia. Numero 6. Sapevi che le foche battigranchi in realtà non mangiano principalmente granchi nonostante il loro nome? Sono piuttosto impressionanti, misurano circa 2,5 metri di lunghezza e pesano dai 200 ai 300 kg. Il loro cibo preferito è il krill antartico, una piccola creatura simile a un gamberetto che catturano in modo molto intelligente. Nuotano attraverso i banchi di krill con la bocca spalancata, ingoiando una miscela di krill e acqua. Quindi chiudono le mascelle e setacciano l'acqua, lasciando da mangiare solamente il krill. I loro denti sono decorati con tubercoli, piccole sporgenze ossee con degli spazi intermedi. Quando chiudono la bocca, questi denti e tubercoli si allineano in modo da poter setacciare perfettamente il krill. Un altro fatto interessante è che quando vengono minacciati dalle orche e dalle foche leopardo, mostrano i denti ed emettono dei suoni sbuffanti per difendersi. Numero 5. I grandi squali bianchi sono una delle più grandi specie di squali predatori che popolano i nostri oceani. Immaginate un autobus, ma più della metà di quella lunghezza, fino a 6 metri, con un peso di 2,5 tonnellate. La cosa veramente interessante sono i loro denti, a partire da circa 5 file di denti in bocca, per un totale di circa 300 denti. Questi denti cadono costantemente e vengono rapidamente sostituiti e durante la loro vita possono usurare più di 20.000 denti. Ma parliamo anche della forza del loro morso, che è davvero terrificante. La forza del loro morso è tra le più potenti del regno animale. E sai cosa è più folle? Possono muovere contemporaneamente sia la mascella superiore che quella inferiore. Numero 4. Le tigri possono essere piuttosto spaventose perché possono nutrire rancore e attaccare senza motivo, diventando mangiatori di uomini. Ma sai cos'è ancora più spaventoso? I loro denti. Sono progettati appositamente per la caccia e il cibo e possono essere lunghi fino a 7,5 cm. Nella bocca le tigri hanno 12 incisivi, insieme ad altri denti che svolgono vari ruoli durante il pasto. Soprattutto i loro canini sono super sensibili. Ciò consente alle tigri di sentire con precisione cosa succede quando afferrano e attaccano la loro preda. Anche la loro forza del morso è piuttosto potente. Riesci a immaginare come sarebbe affrontare le fauci spalancate di una tigre? Numero 3. La scimmia mandrillo, cugina dei babbuini, ha una bocca e dei denti che potrebbero far battere ciglio anche a una tigre. I maschi adulti pesano circa 32 kg e sono alti più di 76 cm. E quei loro lunghi canini possono essere lunghi più di 5 cm, come dei pugnali. Questi denti affilati non sono solamente per lo spettacolo. I mandrilli li usano per autodifesa e quando vengono messi alle strette mostrano i denti ed emettono dei suoni minacciosi per avvisarti. I canini dei mandrilli sono più grandi e più affilati di quelli delle altre scimmie e se vogliono possono anche frantumare le ossa. Numero 2. Gli ippopotami hanno una struttura dentale unica con enormi incisivi in ciascuna mascella e i loro denti possono crescere più di un metro di lunghezza. I più notevoli sono i canini inferiori ricurvi, da cui viene ricavato l'avorio. Questi canini crescono per tutta la vita e con le loro mascelle super forti che possono aprirsi fino a 180 gradi Celsius hanno una bocca enorme. La loro forza del morso è quasi tre volte più forte di quella di un leone e con un grande morso un ippopotamo fa facilmente mordere a metà un essere umano. Ma nonostante il loro aspetto terrificante, gli ippopotami sono in realtà erbivori. Si nutrono principalmente di erba e frutta. I loro molari grandi e piatti nella parte posteriore della bocca sono perfetti per macinare le piante. Ma quei canini lunghi e affilati non li usano per mangiare, ma piuttosto per difendersi e proteggere il proprio territorio. Numero 1.
La bocca del coccodrillo d'acqua salata è piena di un'impressionante serie di denti, appositamente progettati per il suo stile di vita carnivoro. Questi denti sono affilati, conici e si incastrano perfettamente quando le mascelle sono chiuse, non lasciando alcuna possibilità di fuga alla preda. Ciò che distingue i denti del coccodrillo d'acqua salata è la loro enorme dimensione e forza. Le mascelle superiori e inferiori di un esemplare adulto possono ospitare dai 64 ai 68 denti, con i denti più grandi che misurano fino a 10 cm di lunghezza. Ciò si traduce nella forza del morso più potente di qualsiasi animale sulla Terra. Durante la caccia, il coccodrillo si lancia in avanti con una velocità fulminea e chiude le mascelle con una forza immensa. I loro denti agiscono come dei pugnali penetranti, immobilizzando immediatamente la preda. È necessario prestare attenzione quando eseguono un tiro della morte, un movimento rotatorio per smantellare la preda. Da quali bocche di animali vorresti stare lontano? Facci sapere nei commenti. Se il video ti è piaciuto, lascia un pollice in su. Se vuoi vedere altri video che ho fatto, premine uno sullo schermo o guarda il mio canale. Grazie per la visualizzazione e ci vediamo ad un prossimo video.